Cari amici, benvenuti alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Quanti eventi in questo tempo natalizio! Con le nostre telecamere ci siamo recati a Pesco Costanzo, un grazioso e bellissimo paese dell'Abruzzo, per preparare il Natale proprio nel giorno della vigilia. Vedremo che cosa hanno fatto i ragazzi con il loro parroco Don Daniel e la comunità. Il Natale porta la gioia, porta la bellezza e le nostre chiese si sono riempite di persone per le celebrazioni liturgiche, ma anche per partecipare a momenti di elevazione musicale. Alcuni concerti in cattedrale proposti dalla Cappella Panfiliana e quindi ve li presenteremo. Al termine, come sempre, la buona novella. Allora a tutti vi auguro una buona visione. Pesco Costanzo, situato a oltre 1300 metri sul livello del mare, è uno dei borghi più belli d'Italia. Presenta una ricchezza di architettura unica con tesori d'arte e tante bellezze. Le tradizioni continuano ad occupare un posto importante all'interno della vita della comunità. Il Natale è molto sentito. Quest'anno il parroco Don Daniel ha voluto promuovere una preparazione prossima al Santo Natale, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze della parrocchia. Tante persone si sono radunate ai piedi della scalinata della Basilica. È stato bello vedere due comunità, quella di Pietranzieri e di Pesco Costanzo, che si sono ritrovate unite a vivere la vigilia del Natale. Un ragazzo e una ragazza, indossando abiti particolari, hanno rappresentato Giuseppe e Maria in cammino a chiedere ospitalità. La ragazza che impersonava la Madonna, salita su un pony, ha seguito Giuseppe che con prontezza e fiducia ha cominciato a bussare alle porte delle case. Ad ogni richiesta di ospitalità ha ricevuto la triste risposta di non accoglienza. Ma fiducioso ha continuato il cammino. Il corteo man mano è andato sempre più aumentando, attraversando le vie suggestive di Pesco Costanzo, tra la curiosità dei turisti e dei cittadini. Il cammino si è snodato sulla strada innevata, animato da preghiere e da canti di Natale. Giunti in piazza davanti al municipio, c'è stato il momento di preghiera tenuto dal parroco Don Daniel, a cui è seguito il momento di riflessione con la benedizione del vescovo. Un momento che ha commosso tutti. I ragazzi, con la loro vivacità e simpatia, sono stati bravissimi sia nel partecipare che nell'animare il momento. Il cammino di Maria e Giuseppe, con i tanti rifiuti di ospitalità, hanno fatto prendere coscienza che l'uomo di oggi può chiudere la porta al Signore che viene. Chi invece gli apre la porta del cuore riceve luce e forza. Al termine, i sindaci di Roccaraso e di Pesco Costanzo hanno preso la parola per complimentarsi dell'iniziativa e per fare gli auguri di Natale. È seguito un momento di festa con tutti i ragazzi e i presenti.
si è sperimentata così la gioia del Natale, che una comunità nella semplicità dei gesti e nella cordialità ha saputo testimoniare. Thank you.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Cari amici, il 1° gennaio è la festa liturgica di Maria Santissima, Madre di Dio. È il 1° giorno dell'anno nuovo, è la giornata di preghiera mondiale della pace. Ci fu grande gioia di popolo quando nel 431 i padri conciliari riuniti ad Efeso stabilirono che Maria è Theotokos, cioè Madre di Dio. Questo titolo riconosce a Maria una particolare e singolare condizione. Ella guarda suo figlio e lo cura come madre, ma in lui ella contempla anche il suo Dio, perché Gesù è il Verbo incarnato. La Vergine Maria è Madre di Dio, perché a Gesù ha dato fattezze umane e un bagaglio biologico, pur non donandogli nulla per la sua divinità, in quanto lui non è opera umana, ma di Dio. La sua divina maternità è opera dello Spirito Santo, che adombrandola l'ha resa madre. Maria è la nuova Eva, perché ci ha ridato con la sua obbedienza quello che Eva ci aveva tolto con la sua disobbedienza. Quindi Maria è contemporaneamente figlia e madre di Dio. Oggi la Chiesa ci invita a pregare per la pace. È necessario pregare, perché la pace è dono di Dio. È necessario educarci alla pace tutti, in modo particolare i giovani, per essere operatori di pace. L'inizio di questo nuovo anno, dono di Dio all'umanità, ci fa prendere coscienza che tutto è dono. Come guardare a questo nuovo anno? Un salmo della Bibbia, il 130, dice che l'uomo deve attendere il Signore più che le sentinelle all'aurora. Lo attende con ferma speranza, perché sa che porterà luce, misericordia e salvezza. Sarà un anno allora sotto la protezione e la benedizione di Dio, come Dio rivelò a Mosè. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia splendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore volga a te il suo volto e ti conceda pace. A tutti, buon anno nuovo, pace e gioia.